È arrivato finalmente il film di Black Widow con Scarlett Johansson e un cast davvero molto interessante. Ci sono tanti rimandi a film precedenti, fumetti, curiosità. Ecco alcune di quelle che abbiamo beccato. Spoiler alert e entriamo subito nel vivo del film. 42. Spie mortali di Lega Nerd, un saluto da Giacomo. Andiamo a vedere che cosa ci nasconde il film di Black Widow. La scena di apertura si svolge nel 1995 in Ohio, data probabilmente non casuale, neppure nell'universo cinematografico, perché il 95 è proprio quando Carol Danvers, ovvero Captain Marvel, finisce sulla Terra. Come non è casuale la scelta della canzone preferita ascoltata su musicassetta dalla famigliola falsa, composta da Natasha, Yelena, Melina e Alexei Red Guardian. Perché? Perché è American Pie, brano di Don McLean del 1971 che raccontava l'idealizzata America degli anni 50, quando il sogno americano non era ancora morto, mentre invece sappiamo che in quegli anni si infrangeva il sogno americano tra la guerra del Vietnam, lo scontro tra i figli dei fiori e l'ordine costituito, e insomma un po' la morte del sogno americano anche della nostra Black Widow. Ci sono poi dei riferimenti piccoli e gustosi quando Natasha parla col generale Ross per telefono, in riferimento ai suoi bypass e alla sua salute che aveva menzionato quando c'è la riunione sugli accordi di Sokovia nei film precedenti, e Ross che le dice che lei ha aggredito il principe T'Challa del Wakanda, proprio come abbiamo visto in Civil War, quando proprio lo ferma per far fuggire Cap e Bucky. Idem quando si parla di Clint Barton, Hawkeye e l'incredibile criminale rimpicciolente che ovviamente è Ant-Man. Gli ovvi riferimenti cinematografici, si parla di spie, Natasha quando guarda un film non può che guardare 007, anche se la scelta di Moonraker Operazione Spazio non è proprio tra le migliori di 007, però effettivamente ci sono un po' di parallelismi. Anche in Moonraker il cattivo Hugo Drax voleva creare dei soldati addestrati e praticamente con il cervello azzerato e la volontà azzerata, e stava nello spazio, vabbè, qui la Red Room del cattivone Dreykov si trova in cielo, beh, comunque sono avversari che stanno su, in alto. E poi vediamo che si tinge i capelli di biondo, prende la tinta per capelli, che è il look che vedremo e avrà in Infinity War. A proposito della Red Room, vi ricordate che se ne parlava anche nella serie TV di Agent Carter, dove c'era la prima generazione delle Vedove Nere, praticamente dei primi anni del Novecento si vedevano proprio quelle. Questa quindi è una seconda generazione basata proprio su quei primi esperimenti di soldatesse e spie infallibili. E la stessa tossina, quella che annulla la volontà delle Vedove Nere, viene citata nella miniserie a fumetti del 1999 dedicata proprio a Black Widow. Nel film vediamo poi rimandi diretti alla famosa o infame missione di Budapest, che è stata citata più e più volte tra Natasha e Clint Barton, e vediamo a scoprire appunto che è la missione dove hanno cercato di uccidere Dreykov, uccidendo poi sua figlia, poi in realtà nessuno dei due, e rivediamo i luoghi che hanno dovuto percorrere loro per nascondersi dopo quella missione che abbiamo scoperto essere stata drammatica e molto pericolosa. Il personaggio che poi offre il suo aiuto come private contractor con strumenti e aerei velivoli a Natasha è Rick Mason, che nei fumetti è un ex agente dello SHIELD, appunto riciclatosi come agente segreto sì e no, ma soprattutto come persona che offre aiuto e logistico e strumenti ad altri agenti. E veniamo al nostro Red Guardian con David Harbour, che interpreta quella che nel fumetto è la seconda incarnazione di Red Guardian, Alexei Shostakov. Sì, perché ovviamente nel corso degli anni la risposta russa a Capitan America ha avuto varie traversie, diventando poi anche un villain, come Ronin tra l'altro. Vabbè, in questo caso abbiamo questo Alexei Shostakov, che è stato agente segreto anche in missione, oltre che super soldato undercover in America. Ma molto indietro nella storia dei fumetti, nelle sue varie incarnazioni, è stato anche romanticamente coinvolto con Natasha Romanoff e anche marito della Vedova Nera. Quindi, se, vabbè, nel film non, ovviamente non c'è tutto questo, se no ci sarebbe qualche problemino. Mentre invece Melina, nella versione a fumetti, sarebbe la super villain Iron Maiden,
che è andata vicina più volte a fare fuori, ad ammazzare direttamente Black Widow. Quindi i personaggi sono molto cambiati in maniera funzionale al film. In quello che fa Dreykov ci sono molti rimandi alla tecnologia del lavaggio del cervello che ha subito Winter Soldier, lo vediamo più volte, ma Dreykov sembra davvero aver rubato molte tecnologie, tra cui quelle dello SHIELD e anche quelle di Tony Stark. Visto che tra l'altro Taskmaster riesce a analizzare e duplicare mosse e poteri di avversari esattamente come faceva anche Tony Stark con Capitan America quando lo analizza, ve lo ricordate, in Civil War. E quindi vediamo Taskmaster, che in realtà non è come nei fumetti è un ex agente dello SHIELD, Tony Masters, che è stato anche addirittura allenatore di John Walker, ovvero US Agent. Qui invece è la figlia di Dreykov con poteri che vediamo riescono a farle imitare mosse di Capitan America con lo scudo, di Spider-Man nell'agilità, gli artigli di Black Panther e anche l'utilizzo dell'arco come occhio di falco. Dreykov infine non ha una vera controparte nei fumetti, è un po' un'unione di vari personaggi che hanno portato nella Red Room Natasha Romanoff, però veniva citato già nel primo Avengers da Loki nel suo dialogo con Black Widow. E lo vediamo coinvolto nei titoli di testa in varie guerre, scandali in giro per il globo come quella dell'Ucraina e la guerra in Iraq. Crimson Dynamo esiste veramente, vi ricordate c'è la scena in cui Yelena chiama così Red Guardian sbagliando, ma in realtà nei fumetti è un cattivo, si chiama Anton Vanko, che poi è diventato il Vanko, immaginiamo, di Iron Man 2, interpretato da Mickey Rourke, e tra i prigionieri nella prigione a fare braccio di ferro e avere la peggio perché insinua che Red Guardian sia un bugiardo c'è anche Ursa, che nei fumetti sarebbe un mutante che ha avuto poi dei trascorsi criminali, che appunto diventa un oro. Nel film vediamo poi l'inganno finale che porta alla vittoria di Black Widow con questa maschera digitale che abbiamo già visto utilizzare da Natasha in Captain America The Winter Soldier, ma anche in Falcon and Winter Soldier, quindi quella tecnologia ormai con le maschere alla Diabolik, però digitale, e peccato che non sia utilizzata di più perché è davvero utilissima a quanto pare. Nella scena post-credit, che forse è la cosa più importante di tutto il film, vediamo Yelena reclutata dalla contessa Valentina Allegra della Fontaine, che probabilmente sarebbe dovuta comparire qui, prima che in Falcon and Winter Soldier, quindi la Val avrà due personaggi già dalla sua parte nella prossima fase, ovvero US Agent e Yelena, probabilmente come nuova vedova nera, e però sappiamo che Clint Barton è nel mirino di Yelena. Yelena quindi, a dispetto di quello che vediamo nel film, ridiventa un po' una persona plagiata e a cui viene mentito. Comunque vedremo che cosa succederà, molto interessante questa cosa. Bene, queste erano alcune delle cose che abbiamo notato andando al cinema a vedere Black Widow. Speriamo che sia stato interessante per voi, se ne avete notate altre, avete commenti sul film, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, se questo video vi è piaciuto, pollice su oppure pollice giù, un bel commento e naturalmente seguiteci e attivate le notifiche. Ciao!